Sky Concrete Indoor permette di creare pavimentazioni cementizie continue in soli 2 mm di spessore, rendendo le superfici ad alto impatto estetico. È possibile scegliere tra una vasta gamma di colori ed è applicabile su svariati tipi di supporti: rivestimenti ceramici, massetto, sabbia cemento, autolivellanti, marmo. La preparazione del fondo è fondamentale per la buona riuscita della pavimentazione. Procedere alla levigatura del supporto. Le polveri generate andranno completamente aspirate e rimosse. Stuccare eventuali crepe o fessure presenti sul supporto con malta bicomponente possidica Decomortar Epox BE TXO. Riempire le fessure e lisciare con frattazzo in acciaio avendo cura di compattare bene la superficie. Lasciare asciugare per almeno 8 ore. Consolidare il supporto con consolidante uniformante di assorbimento e possidico bicomponente Deco Epox VBE. Mescolare accuratamente i singoli componenti di Deco Epox VBE prima dell'utilizzo. Pesare i due componenti nel seguente rapporto: una parte di A più due parti di B. Versare il componente B nel componente A e mescolare lentamente per 3-4 minuti con un trapano miscelatore a bassi giri. Aggiungere lentamente 9 parti di acqua calcolate in peso sul componente A, sempre mescolando, finché la miscela raggiungerà un colore biancastro e un aspetto uniforme. Entro 45-60 minuti applicare con rullo a pelo raso, evitando di creare eccessi di materiale, e lasciare asciugare per almeno 24 ore. Mescolare accuratamente i singoli componenti di Sky Primer e possidico bicomponente. Pesare i due componenti nel seguente rapporto: 100 parti di A più 15 parti di B. Aggiungere il componente B al componente A e mescolare con trapano a basso numero di giri fino ad ottenere un impasto omogeneo. Aggiungere un 3% in peso di diluente possidico e un 15% circa di quarzo grana 0,1-0,5, continuando a mescolare finché non si sarà ottenuto un impasto fluido. Applicare con rullo a pelo medio, avendo cura di far aderire bene la rete in fibra di vetro certificata Isoplam, preventivamente tagliata e posata sulla superficie senza creare sormonti. Entrare sulla superficie con ciabatte chiodate Isoplam e spolverare il quarzo grana 0,3-0,8 a rifiuto. Lasciare asciugare per circa 24 ore. Rimuovere il quarzo in eccesso con monospazzola con carta vetrata grana 24 e aspirapolvere. Applicare la seconda mano di Sky Primer con frattazzo in acciaio o Round Edge Flex Blade Smoother speciale racla per resine. Entrare sulla superficie con ciabatte chiodate Isoplam e spolverare il quarzo grana 0,6-1,2 a rifiuto. Lasciare asciugare per circa 24 ore. Rimuovere il quarzo in eccesso con monospazzola con carta vetrata grana 16 o 24 e aspirapolvere. Miscelare circa 6 litri di Sky Bond elegante liquido a base acqua con 25 kg di polvere Plum Hardening del colore scelto con mixer Isoplam, fino a ottenere un impasto privo di grumi. Entro circa 30 minuti applicare l'impasto con frattazzo in acciaio o frattone flex, avendo cura di creare uno spessore uniforme di circa 1,5 mm. Lasciare asciugare per circa 15-30 minuti a seconda della temperatura. Prima che la prima mano sia completamente asciutta, entrare sulla superficie con ciabatte chiodate Isoplam e stendere l'impasto miscelato nelle stesse proporzioni della prima mano con frattone flex. Lo spessore dovrà essere di massimo 0,5 mm. Non appena la superficie comincia ad asciugare, lavorare il pavimento con frattazzatrice meccanica con il disco zincato, successivamente con le palette in acciaio di finitura. Durante la lavorazione nebulizzare sulla superficie i RED, ritardante di evaporazione. Continuare a lavorare la superficie aumentando l'inclinazione delle palette a ogni passaggio.
Bordi e angoli vanno lisciati manualmente con frattazzo in acciaio. Lavorare la superficie fino a ottenere il grado di finitura desiderato. Dopo minimo 24 ore ad asciugatura avvenuta, carteggiare la superficie con monospazzola con disco rete grana 120. Aspirare accuratamente tutti i residui di polvere di carteggiatura e passare un panno elettrostatico. Eventuali giunti vanno effettuati entro 24 ore. Le polveri andranno accuratamente aspirate e rimosse con panno in microfibra. Dopo almeno 4 giorni è indispensabile proteggere la pavimentazione con resina protettiva Plum Sealing O, monocomponente acrilica pronta all'uso, o altri protettivi Isoplam. Applicare una mano incrociata di resina protettiva con rullo a pelo raso. Dopo almeno 24 ore, mescolare la cera poliuretanica Plum Poliwax prima dell'uso. Plum Poliwax aiuta a proteggere la superficie donando un aspetto opaco. Nebulizzare 30 g di prodotto sulla superficie e stenderlo uniformemente con spandicera Isoplam. I tagli precedentemente realizzati vanno sigillati con silicone per calcestruzzo Isoplam in tonalità simile al colore della pavimentazione. Utilizzare l'apposita pistola d'aria compressa o manuale rimuovendo il materiale in eccesso con una spatola. Il pavimento nuvolato a basso spessore Sky Concrete Indoor deve essere realizzato a regola d'arte e richiede una qualifica professionale prima di essere applicato. Per questo formiamo e aggiorniamo i nostri applicatori attraverso i Concreativity Workshop. Contattaci per ulteriori informazioni.